Buongiorno a tutti, vi diamo il benvenuto a questo secondo incontro del seminario in 5 incontri, spazi chiusi, prigioni, manicomi, confinamenti, eremitaggi, stanze. Allora, di stanze ci parleranno oggi Davide Papotti, ma anche Valerio Magrelli. Di manicomi ci parleranno Alvise Sforza Tarabocchia, Alessandra Diazzi e Valerio Camarotto. E si parlerà anche di spazi interstiziali con Giampaolo Nuvolati e di arte e balconi con Simona Campus. Salutiamo e ringraziamo tutti i relatori di oggi, salutiamo e ringraziamo tutti gli altri relatori e amici che sono oggi presenti sulla piattaforma. Ci scusiamo nuovamente con quanti non sono riusciti ad accedere al primo incontro. Ringraziamo anche l'Università di Roma III, l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, l'Università di Cagliari, in particolare il responsabile ufficio stampa Sergio Nuvoli, che renderà disponibile la registrazione di questo incontro già da domani sul canale YouTube dell'Università di Cagliari. Io ringrazio prima di tutto invece Leonardo Sorrentino che avete sentito, che abbiamo sentito prima, che si sta occupando della diretta YouTube. E poi vi ricordo ancora che per rendere più agile la discussione noi vi chiediamo, vi preghiamo, chi volesse fare delle domande, di scriverle via chat e in maniera possibilmente concisa, e noi poi vi chiederemo, e questo già durante gli interventi, al momento della discussione, poi noi vi chiederemo di aprire il microfono e di leggercele. E salutiamo anche tutti quelli che stanno seguendo questo incontro sulla diretta YouTube, e anche loro possono fare delle domande via chat, che saremo però noi a leggere. E niente, siamo sicuri che questo, insomma, seminario interesserà quanto avrà un riscontro interessato come l'ho avuto il primo. E del primo potete vedere la registrazione sul canale YouTube dell'Università di Cagliari, come anche di questo e di quelli successivi. E adesso non mi resta che dare la parola con grandissimo piacere, particolare piacere, al primo relatore, che è Davide Papotti. Insegna geografia culturale all'Università di Parma. Gli abbiamo chiesto di presentarsi indicando un titolo come a tutti gli altri. Lui ha indicato un libro che ha scritto insieme con Marco Aime, che si chiama L'altro e l'altrove, antropologia, geografia e turismo, uscito da Einaudi nel 2012. Parlerà delle riflessioni geografiche sulla reclusione forzata in una stanza, il viaggio intorno alla mia camera, la guida casa della Lonely Planet. E gli do molto volentieri la parola, Davide. Benissimo, grazie a tutti. Attivo la condivisione dello schermo. Io parto da una diapositiva preesistente, il titolo, perché ringraziando Marina e Francesco dell'invito, perché mi sono accorto non solo di partecipare a un webinar seguendo la moda di questo periodo, ma a un raffinatissimo webinar esperienziale in cui il tema degli spazi chiusi e dell'esclusione veniva realizzato come esperienza del relatore, perché sulla destra voi vedete la schermata che io ho visto per un'ora e mezza durante il seminario della settimana scorsa. Non puoi partecipare a questa chiamata, nessuno ha risposto alla tua richiesta. E quindi io ero nel chiuso della mia stanza, in stato di eremitaggio totale, ero confinato in una sorta di prigione informatica e stavo dando di matto. E quindi ho attraversato tutti e cinque i sottotitoli del webinar. Quindi mi sono accorto che dietro c'era una raffinatissima costruzione esperienziale. Detto questo, il titolo del mio intervento è Riflessioni geografiche sulla reclusione forzata in una stanza. Ovviamente vado in velocità per
mantenermi nei tempi, il titolo a cui mi rifaccio è Il Voyage autour de ma chambre, pubblicato a Losanna nel 1795, sia pur con una falsa data, un falso luogo, è stato pubblicato con l'edizione Torino 1794, opera di Xavier de Maistre, personaggio interessantissimo perché è non solo scrittore, ma è stato un militare, è stato un avventuriero, anche ha fatto uno dei primi viaggi in mongolfiera, parlando appunto del suo ruolo di esploratore. Ma il punto che ci interessa è che nel 1790, durante il carnevale, combatte a duello e ovviamente, secondo il regolamento militare proibito, viene messo agli arresti nella cittadella di Torino, dove scrive questo celeberrimo Voyage autour de ma chambre, cioè un viaggio intorno alla camera in cui sta scontando la reclusione. Ovviamente qui il gioco è fatto in maniera raffinata, come una guida sentimentale ai luoghi, quindi con diversi anche detour psicologici di ricordo, di apertura mentale della clausura nella stanza. È diventato un esempio paradigmatico di capacità di viaggiare da fermi. E quindi in questo periodo della reclusione forzata c'è stato un fiorire di riferimenti giornalistici, persino l'ANSA ha fatto un lancio relativo al recupero del titolo, in una rubrica intitolata Scrittori da quarantena, Maria Rosa Manfuso aveva segnalato, insomma c'è stato un fiorire di questa di ricordi di questa opera come capacità di viaggiare da uno stato di reclusione nel vasto mondo. Leggiamo solo una frase, qui ho messo un frontespizio della edizione da cui prendo questa versione della traduzione uscita in Italia nel 1825. Ho impreso e compito un viaggio di 42 giorni intorno alla mia camera. Le osservazioni importanti che in esso mi è avvenuto di fare, il piacere continuo che da esso ho tratto, mi muovevano a desiderare di pubblicarne la descrizione. La certezza di essere utile a molti mi li ha determinati. Il mio cuore prova una soddisfazione inesprimibile quando penso all'infinito numero di sventurati a cui offro un espediente sicuro contro la noia, un sollievo contro i mali che soffrono. Ed è perfetto questo, no? Per il viatico durante il periodo di reclusione forzata che abbiamo avuto, una sorta di visione profetica di Xavier de Maistre. Il tema del viaggiare da fermi è stato ripreso, e qui faccio il cortocircuito temporale che mi serve per la riflessione metodologica che volevo proporre, dalla redazione italiana di Lonely Planet, che nei giorni della reclusione forzata ha messo disponibile online una brevissima instant guide a casa. Come vedete la copertina sulla destra dello schermo, fatta secondo gli stilemi grafici tipici della casa editrice e con le classiche voci, suggerimenti degli esperti, segreti del posto, gli itinerari consigliati. Queste erano le varie esperienze proposte, capite, le scorriamo velocemente, capite presto il gioco, le Divano Mountains, quel che resta in frigo, la Fitness Court, la cascata di ghiaccio in bagno, l'armadio Wood, le Coccole Beach, il microcinema, le Bacco Caves. I dati sul consumo di alcol durante la reclusione forzata sono interessantissimi, lì varrà la pena fare un altro intervento, e il Balconcino Canyon, la prima apertura verso uno spazio esterno.
Quindi chiaramente il tentativo della Lonely Planet è quello di proporre la sfida esplorativa agli spazi della domesticità e della reclusione, applicando quegli stilemi di curiosità, di voglia di esplorare, di disponibilità esperienziale che animano le guide della casa editrice allo spazio della reclusione domestica. Ovviamente questo è un tema che ha sempre attratto molto i viaggiatori e Alain de Botton, nel suo celebre L'arte di viaggiare, uscito nell'edizione italiana del 2002, già diceva, commentando proprio l'opera di Xavier de Maistre, se solo riuscissimo a vivere il nostro ambiente quotidiano con lo spirito del viaggiatore, potremmo scoprire che esso non è affatto meno interessante degli alti passi montani e delle giungle popolate di farfalle del Sud America. A casa le nostre prospettive si atrofizzano. Siamo certi di aver scoperto tutto quello che c'era da scoprire. L'abitudine ci ha resi ciechi. E questo è un tema, dal mio punto di vista di geografo, interessantissimo, perché è il problema del sonno percettivo, della normalità e invece no, della allure dell'esotico e del lontano. È chiaro che la reclusione forzata invece richiedeva una uscita da quella atrofia delle prospettive di indagini di cui parla De Botton. La comparazione fra elementi geografici a scale diverse, che è quello che mi interessa, cioè tra l'interno di un appartamento e l'esterno, è d'altronde un topos ben consolidato. Faccio solamente un esempio ed è l'opera Torino e casa mia di Giuseppe Culicchia, che dice, no, riporto una frase della guida: questa è una guida a Torino, e Torino è Torino, non è una città come un'altra, oltre a essere la mia città, Torino è anche la mia casa, e come ogni casa contiene un ingresso, la stazione di Porta Nuova, una cucina, il mercato di Porta Palazzo, un bagno e via andare. Cioè è il gioco ovviamente della metafora del paragonare una città a scala diversa alle funzioni che noi riconosciamo invece nello spazio domestico della casa. E qui è il nodo, ho ancora un minuto e mi avvio alla conclusione, la nozione di transcalarità, che è quella che mi interessava sottolineare, o meglio dell'adozione di una prospettiva di indagine transcalare, in geografia può essere declinata, ci dice Piero Bonavero in un saggio molto interessante del 2005 sull'approccio transcalare, secondo due diverse accezioni. La prima, che può essere definita transcalarità in senso debole o multiscalarità, si esprime nell'utilizzo di strumenti concettuali ed empirico-analitici applicabili a diverse scale geografiche. La seconda, alla quale ci si può riferire in termini di transcalarità in senso forte, si traduce nell'utilizzo di strumenti concettuali ed empirico-analitici in grado di considerare congiuntamente diverse scale geografiche e di analizzare i rapporti fra esse. Quindi ovviamente il periodo di reclusione forzata è stato molto interessante per testare la tenuta delle scale di analisi esplorative e di percezione che normalmente adottiamo negli spazi esterni e nei momenti ludici agli spazi interni obbligati. In ultimo segnalo un esercizio di missioni geografiche che è stato elaborato dal Museo di Geografia dell'Università di Padova, recentemente aperto ed è il primo museo di geografia, e dall'Associazione Italiana di Geografia, che si chiama www.missionigeografiche.it, dove da un punto di vista anche didattico e comunicativo vengono spiegate tantissime delle attività che si possono fare anche dalla reclusione di una stanza e quindi da diventare geografi da salotto. Vi ringrazio dell'attenzione e tolgo la condivisione dello schermo. Grazie mille Davide per questa tour interessantissimo che ci hai fatto fare, siamo felici di averti recuperato. Passo la parola a Giampaolo Nuvolati, che insegna sociologia urbana a Milano Bicocca, che ci ha dato come titolo, che lo rappresenti meglio, Interstizi della città, rifugi del vivere quotidiano, pubblicato da Moretti e Vitali nel 2019. Ci parla di spazi chiusi e luoghi terzi, la funzione degli interstizi nella città contemporanea.
Prego Giampaolo. Bene, intanto grazie dell'invito, molto gradito. È stata per me anche l'occasione di rivedere alcuni amici che non vedevo da tempo. Io mi occupo dei interstizi, cioè di ciò che sta tra. Lo stare tra, lo stare in between, significa che esistono due mondi che stanno, due o più mondi, però tendenzialmente due mondi che stanno ai lati. Allora diciamo che l'interstizio urbano può avere una duplice funzione, cioè può essere un elemento di frattura tra questi due mondi, oppure può essere un elemento di unione e di fusione tra questi due mondi. Proviamo un pochino ad esemplificare. Io mi rifaccio prevalentemente a Oldenburg e alla teoria dei luoghi terzi. I luoghi terzi che, appunto, come dice la parola, sono terzi rispetto ai luoghi primi e ai luoghi secondi. I luoghi primi sono i luoghi della produzione, sono i luoghi del lavoro, sono gli uffici, sono le fabbriche, ma potrebbe essere anche ovviamente il carcere, tutte le eterotopie che possiamo immaginare. Invece i luoghi secondi sono i luoghi privati, sono i luoghi della famiglia, sono le nostre abitazioni, sono i nostri appartamenti, le case dove noi viviamo. I luoghi terzi stanno appunto tra, sono una frattura, e possono dunque, in quanto frattura tra gli altri mondi, essere luoghi di libertà, essere luoghi di serendipity, essere luoghi di improvvisazione. Poi una cosa bellissima che io non mi concedo mai, ad esempio, essere luoghi della millanteria, perché millantare, voi sapete che è una cosa molto bella, dire che siamo persone che possono fare questo e quant'altro. Perché possiamo millantare nei luoghi terzi? Perché i luoghi terzi sono prevalentemente caratterizzati da anonimato. Noi non conosciamo chi incontriamo al bar, o meglio, ne conosciamo alcuni, non conosciamo bene chi incontriamo nelle piazze, non conosciamo bene chi incontriamo nel negozio degli alimentari, quindi abbiamo dei margini per poter fare e dire con una maggiore libertà di quanto non abbiamo nei primi due mondi, dove invece ovviamente valgono regole e che sono molto codificati. È codificato il luogo del lavoro, dove non esiste anonimato, l'università, voi sapete benissimo che gli studenti hanno tutti il loro numero di matricola. Pensiamo questa codifica quanto è forte, non c'è bisogno di tornare a Foucault o quant'altro, quanto è forte nei luoghi della detenzione, nei luoghi della prigione, negli ospedali e quant'altro. Questo tipo di codifica così forte, codifica nel senso di registrazione della nostra presenza e della nostra identità, è molto forte anche nelle nostre abitazioni, tendenzialmente. Quando nostro figlio, il nostro partner, tutta una casa alla sera, noi sappiamo chi è, molto difficile che arrivi qualcuno a casa nostra di cui non conosciamo l'identità. Bene, se dunque questi due mondi collaterali che stanno ai fianchi hanno queste caratteristiche, noi ci aspettiamo qualche cosa di diverso che possa accadere nelle zone interstiziali, cioè tra ciò che è tra questi due mondi. Ho già detto alcune cose che si possono verificare, come quello, una maggiore libertà d'azione, la possibilità di incontrare lo sconosciuto, l'improvvisazione, la serendipity, cioè scoprire cose che non avremmo mai immaginato di scoprire. In questi luoghi interstiziali si generano anche altri fenomeni molto particolari, che sono ad esempio una gelosia, il sentimento della gelosia, che non si prova solamente nei confronti delle persone, ma anche nei confronti di luoghi interstiziali, che in quanto pubblici sono di tutti, però io vorrei che fosse un po' più mio rispetto agli altri, perché c'è un addomesticamento, no? C'è un addomesticamento degli interstizi, quella piazza, quella panchina, quel bar, lo sento mio. E questa è quella una dimensione che io chiamo un po' di parrocchialismo, di sentirsi a casa in questi luoghi terzi, sentirli nostri.
che è un po' un ossimoro, se vogliamo, perché da un lato sono zone che noi vorremmo sentire nostre e quindi solamente nostre, nei confronti di quali viviamo anche una certa gelosia, e nello stesso tempo sono luoghi di passaggio, sono luoghi dove noi incontriamo lo sconosciuto. Ecco ancora una volta dunque che l'interstizio ha questa dimensione, no? Del tenere insieme un desiderio di controllo, tenere insieme il desiderio di parrocchialismo, di riconoscimento di quelli che sono gli elementi che lo caratterizzano, che nello stesso tempo sono sottoposti a quello che è il fluire della vita, a quelle che sono le trasformazioni, no, della nostra società, degli spazi urbani. Voi sapete benissimo, in una città come Milano, che ha 1.400.000 abitanti, ogni giorno è frequentata da 2 milioni di persone, adesso molto meno ovviamente, però aumenta del 50% con i pendolari, con i siti uso, con gli uomini d'affari, con gli studenti. Questa popolazione fortemente anonima, che non si conosce, trova negli spazi interstiziali questa occasione di incontro e trova anche i momenti, se vogliamo, di resistenza, no? Il gioco tra chi vuole difendere questi spazi, appropriarsene, a fronte del fatto che sono pubblici, e dall'altro coloro che invece li frequentano proprio per cercare quella libertà nell'anonimato che consente da occasione di espressione, da occasione di incontro. Nei confronti degli spazi terzi ci sono altre dimensioni, che sono quelle ad esempio del provare il lutto, il senso del lutto, perché le nostre società cambiano talmente velocemente che gli spazi terzi, i luoghi terzi, molto spesso scompaiono velocemente. Quindi, non so, una piazza trova un'altra funzione nel volgere di poco tempo, l'insegna del vecchio cinema, come luogo interstiziale di incontro, è sostituito da un parcheggio, il bar non c'è più, pensate solamente anche a alcuni piccoli manufatti, oggetti, da una cabina telefonica che non c'è più. Quindi la velocità con cui gli interstizi urbani, luoghi dove noi in un certo senso troviamo le nostre occasioni di libertà, di serendipiti, vengono facilmente resettati, cambiati, modificati. Quindi la perdita della propria identità, la perdita del riconoscersi in un posto. La cosa che voglio dire, io non ho il tempo, quindi mi aspetto eventualmente che Marina mi dica quanto ne ho ancora a disposizione, voglio dire che esistono tre minuti. Esistono, diciamo, due tipi di interstizi. Uno è l'interstizio che ho cercato di disegnare, che si pone tra gli altri mondi negli spazi pubblici, ma poi noi abbiamo anche interstizi interni agli edifici, interni ai nostri casi, ai nostri appartamenti. Pensate solamente, cioè sono aree che in un modo o nell'altro noi difendiamo, sono aree che richiamano la dimensione dell'intimità. Quindi, non so, in un'azienda, in un'impresa o in una fabbrica potrebbe essere l'armadietto dell'operaio, dove nasconde o dove deposita i propri oggetti. Potrebbe essere una macchinetta del caffè, dove gli impiegati si ritrovano per parlare male degli altri dirigenti. E lo stesso vale in questa sorta di apertura e chiusura di piccoli cassetti dove noi nascondiamo degli oggetti che in un modo o nell'altro ci rappresentano, quindi nei nostri uffici, nella nostra abitazione. C'è questa ricerca dell'interstizio come rifugio, qualcosa che sfugga al controllo degli altri, qualcosa che ci faccia sentire veramente liberi di essere quello che noi siamo. Basta, non avrei nulla da aggiungere. Grazie. Grazie Giampaolo, puntualissimo. Grazie Giampaolo Nuvolati, è stato un intervento molto suggestivo, ancorché breve. Ci ha fatto venire la voglia di saperne di più. Passo adesso la parola a Simona Campus, che insegna museologia e direttrice artistica del Centro d'Arte Exma a Cagliari. Exma sta per Ex Mattatoio, e come titolo ha indicato un saggio, Sisterhood is Powerful, la sorellanza nell'arte degli anni 70 e 80, da Judy Chicago a Susanna Lacy, e che è uscito in un volume curato da Claudia Cao e Marina Guglielmi, uscito per Cesate nel 2017,
che ha come titolo Sorelle e sorellanza nelle letterature e nelle arti. E invece l'argomento, il titolo dell'intervento di oggi di Simona Campus è Spazi domestici e arte pubblica, dai balconi ai musei, per un'etica della cura dopo la pandemia. Io le do molto volentieri e incuriosito la parola. Grazie, grazie mille. Io purtroppo ho fatto un po' di pasticci con le connessioni e adesso non sono in grado di mettermi gli auricolari. Forse tra un attimo sì, però. Un secondo. Ecco. Si sente adesso? Sì, ti senti? Mi senti? Non so. Forse puoi parlare. Sì. Direi di parlare davanti al computer senza gli auricolari. Perfetto, sì, perché purtroppo... Ecco, molto meglio così. Sì. Sì, va bene. Chiedo scusa per l'inconveniente. Allora, intanto ovviamente... Tenevo anche io moltissimo a ringraziarvi per l'invito a questo interessante seminario che è stato per me, insomma, particolarmente foriero di riflessioni. L'argomento che avete scelto è stato per me particolarmente foriero di riflessioni, in quanto, insomma, persona che si interessa all'arte e ai musei, a partire proprio dal fatto che le origini dell'istituzione museale stessa risalgono storicamente a quel momento in cui vengono resi pubblici spazi fino a quel momento, la seconda metà del Settecento, chiusi e preclusi gli spazi del privato, delle collezioni private. Per cui su questo nodo dialettico, su questo dualismo di chiuso e di aperto, di pubblico e di privato, si gioca ancora, peraltro, tanta parte del significato dell'istituzione museale e del ruolo sociale cui essa assolve, un ruolo che in questo momento, caratterizzato dalla pandemia, è chiamato ad essere ripensato nel profondo. E quindi, per entrare più specificamente appunto nell'argomento, vorrei condividere con voi, vorrei fare riferimento ad un progetto che ho trovato particolarmente interessante tra tutti i progetti artistici che sono nati in queste settimane, in questi mesi di isolamento sociale appena trascorsi e in parte ancora in essere in alcune parti del mondo. Progetti che sono nati qualche volta in maniera spontanea e altre volte invece attraverso la mediazione di istituzioni culturali e museali. Il progetto del quale vorrei parlare brevemente è stato promosso da un'associazione, da una confederazione di autorevoli musei d'arte moderna e contemporanea, un'associazione, una confederazione che ha scelto di chiamarsi l'Internazionale con riferimento diretto, evidentemente con richiamo diretto ad una concezione democratica dell'arte e della società. Una confederazione che propone attraverso il proprio sito, soprattutto strutturato come un archivio e come un laboratorio, un'idea dell'arte come spazio aperto, internazionale, non gerarchico e decentralizzato. Ecco, l'Internazionale ha promosso nei mesi scorsi un progetto intitolato Artisti in quarantena, a cui sono stati invitati circa una quindicina di creativi, chiamati a concepire ciascuno un intervento che avesse luogo dalla propria finestra o sul proprio balcone. Naturalmente riflettendo su cosa significhi essere bloccati dentro alle proprie case, ma anche e soprattutto suggerendo nuove prospettive sulla dialettica appunto che ci interessa, e cioè quella tra lo spazio privato e lo spazio pubblico. Il primo contributo artistico ad essere condiviso è stato che vi avrei fatto molto volentieri vedere, ma purtroppo, insomma, magari vi indicherò però il link in maniera tale che possiate
che possiate vederlo in un secondo momento. Il primo lavoro artistico ad essere condiviso nell'ambito di questo progetto è quello di un'artista slovena che si chiama Maja Smrekar e che ogni giorno, a partire dal 19 marzo, per numerose settimane, ogni giorno a mezzogiorno ha diffuso dalla sua finestra che si affaccia, o da una finestra che si affaccia su un palazzo istituzionale del governo, la registrazione appunto dell'inno dell'Internazionale con il suo cane che si affaccia dal balcone. Si tratta ovviamente di una citazione diretta della scena di Amarcord in cui il grammofono poi viene distrutto dalle milizie fasciste, e si tratta soprattutto di un progetto che all'interno della CoL, della Confederazione dei Musei, proprio risponde all'esigenza, risponde all'obiettivo di ripensare la creatività in tempi di quarantena, proprio ispirandosi ai canti dai balconi, ai canti nei balconi che in Italia, insomma, hanno caratterizzato soprattutto gli inizi, le prime settimane del distanziamento sociale, canti che peraltro, insomma, sappiamo hanno avuto grande eco non soltanto nell'ambito creativo e artistico, ma in generale su molti mezzi di comunicazione a livello internazionale. Ecco, questa artista di cui vi parlavo ha affermato di aver iniziato la performance subito dopo l'inizio della quarantena nel suo paese, dopo che il governo locale aveva aumentato lo stipendio degli alti funzionari del 30%, degli alti funzionari amministrativi di governo del 30%, senza invece intraprendere nessun tipo di azione di solidarietà e di sostegno per tutto il resto della società civile. Ecco, questo è un tema, e questo primo progetto pone di sicuro l'accento sul fatto che, appunto, ispirandosi a questa dimensione del canto dei balconi, immediatamente questo luogo interstiziale, appunto come è stato definito da parte di chi mi ha presentato, hanno sostituito, questi luoghi interstiziali hanno sostituito le piazze, sono divenuti essi stessi la dimensione tra il reale dello spazio fisico e il virtuale attraverso il quale venivano poi condivisi questi canti, di un'espressione collettiva negata, e hanno pertanto assunto una centralità come spazio liminale, appunto, come spazio di soglia tra chiusura e apertura. E quello sul quale, insomma, volevo soffermarmi a riflettere con voi è che in realtà nella storia dell'arte l'idea del balcone come spazio liminale, appunto, è tutt'altro che nuovo. Al contrario, è qualcosa che si ritrova nella storia dell'arte, e non soltanto, voglio dire, dall'idea della finestra come dispositivo presente nella pittura già dal 400, ma proprio come strumento e come elemento di critica sociale. E adesso, se riesco a condividere, non so che cosa vuoi. 3 minuti, Simona. Come? 3 minuti. Sì, volevo soltanto sapere se riuscite a vedere l'immagine di Edoardo. Sì, vediamo bene, vediamo. Perfetto, bene. Perfetto, ok. Ecco, soltanto per dire che, appunto, questa idea del balcone come spazio liminale, che diventa però anche critica sociale, è presente già nell'arte dell'Ottocento, e in particolare in questo Le Balcon di Édouard Manet, dove gli studiosi hanno notato, peraltro riferendosi ad una lettura avanzata per primo da Michel Foucault, vedono proprio la necessità da parte dell'autore di muovere una critica rivendicando il diritto alla privacy, diremmo in accezione con una terminologia moderna, delle persone in una società che, attraverso la censura, siamo in pieno secondo impero, attraverso la censura e attraverso il controllo delle informazioni, si propone di annichilire, appunto, sempre di più quella che è la distanza tra il pubblico e il privato. Sulla stessa
Sulla stessa linea di ragionamenti si muove in tempi molto più recenti l'artista croata Sanija Ivković, che nel 1979 dà origine a questa performance in occasione di una visita ufficiale di Tito, durante la quale lei si affaccia dal proprio balcone leggendo un libro, fumando, bevendo whisky, come potete vedere, e mimando i gesti di una masturbazione fino a che insomma, i poliziotti e la polizia non le intima di tornare dentro casa. La stessa artista ha partecipato a molti anni di distanza proprio al progetto Artisti in Quarantena di cui vi parlavo all'inizio, e lo ha fatto rendendo un omaggio ad una delle opere più celebri delle Guerrilla Girls, gruppo di artiste e attiviste in ambito femminista, e quindi ironizzando su quelle che anche nell'ambito della quarantena sono state le differenze avvertite tra il mondo dell'arte maschile e il mondo dell'arte al femminile. Tra le cose indicate nel manifesto da parte dell'artista, e mi avvio davvero a concludere nell'arco di un minuto, si trova ironicamente la possibilità di avere molto tempo per immaginare come cambiare il mondo attraverso le proprie cure. In realtà questa, che è un'affermazione avanzata in questo contesto in maniera ironica, è anch'essa fondamentale per concepire quello che potrebbe essere il futuro, non soltanto degli spazi interstiziali, ma dei musei, che dopo i balconi ereditano la necessità di essere punto di mediazione tra pubblico e privato, ereditano soprattutto la necessità di trovare nuovi modi di prendersi cura delle proprie comunità e del proprio pubblico. Tradizionalmente i musei si prendono cura delle proprie collezioni. Quello che questa esperienza ci lascia in eredità è quello di pensare ad un pubblico che da un lato certo è sempre più virtuale, passa attraverso i social e passa attraverso i siti internet, ma anche sempre di più necessariamente sarà un pubblico locale, sarà un pubblico prossimo, sarà un pubblico che non deve essere territoriale, ma certamente deve essere oggetto di cura. E tutto questo, e grazie a voi, mi fa venire il desiderio di studiare in un prossimo futuro quanto ad una idea del genere possa contribuire una conoscenza più approfondita dell'arte femminile e dell'arte femminista, ma questo lo racconteremo magari nel prossimo incontro. Grazie mille. Grazie mille Simona, i tuoi temi sono sempre affascinanti e ricchissimi. Andiamo avanti, ti invito a togliere la condivisione schermo. Ok, tolgo anche subito l'audio. Invito adesso Alvise Sforza Tarabocchia, lecturer in Italian Studies all'Università del Kent. Il titolo che ci propone è The Years of Alienation in Italy, co-curato con Alessandra Diazzi, che parlerà anche oggi, della Palgrave Macmillan del 2019, e il suo titolo è Visioni claustrofobiche del manicomio, un confronto fra gli esclusi e morire di classe. Grazie mille. Prego. Marina, grazie mille per l'introduzione e soprattutto per l'invito a questo fantastico evento. Oggi farò un confronto fra gli esclusi e morire di classe. Sta funzionando, sì. Gli esclusi e morire di classe sono i due fotolibri che segnano l'apice della lotta al manicomio nel percorso di riforma della psichiatria italiana. Oggi farò un confronto fra questi due fotolibri cercando di mostrare le differenze di stile e mostrare come queste differenze di stile mappino in un certo senso il differente messaggio che i due fotolibri cercano di dare. Vengono gli esclusi fotoreportage da un'istituzione totale pubblicato per il Diaframma nel 1969, contiene 98 foto di Luciano D'Alessandro scattate nel manicomio Mater Domini di Nocera Superiore,
su commissione e con prefazione del direttore, dell'allora direttore del manicomio, Sergio Piro. Morire di classe invece, Morire di classe invece, la condizione manicomiale fotografata, viene pubblicato pochi mesi dopo per Einaudi, con foto di Carla Cerati e dell'allora emergente Gianni Brengo Gardin, con foto scattate nei manicomi di Gorizia, Colorno, Firenze e Ferrara, su commissione, con prefazione, ovviamente famosissimo Franco Basaglia e di sua moglie Franca. Le due grandi differenze, la grande differenza nel messaggio fra questi due fotolibri, la possiamo già trovare nelle due prefazioni. Ho selezionato giusto due citazioni per inquadrare meglio la questione. Nella prefazione agli esclusi, Sergio Piro dice che il fotografo Luciano D'Alessandro non ha scoperto la solitudine della malattia, ma in fondo ha scoperto la solitudine dell'uomo, la grande solitudine ontologica. Fin dall'inizio, dunque, gli esclusi si configura come un'indagine fotografica della soggettività, della vita intima degli internati nel manicomio nei tardi anni 60. Al contrario, dall'introduzione di Franca Ongaro e di Franco Basaglia a Morire di classe, leggiamo che ogni azione di rinnovamento nel campo specifico, psichiatrico in questo caso, ha inizialmente questo significato: smascherare la violenza dell'istituzione psichiatrica. Questo, continuano, ha consentito di svelare la faccia nuda del malato mentale, al di là delle etichette che la scienza gli aveva imposto e delle sovrastrutture che l'istituzione aveva provocato. Dunque, fin da subito, pur chiaramente non mettendo in secondo piano l'esistenza delle persone internate nei manicomi, Morire di classe si configura come un intervento sociopolitico e di denuncia. Vediamo brevemente lo stile. Gli esclusi mostra un approccio chiaramente intimistico, la scelta di ottiche normali, 50 mm al massimo leggermente grandangolari, permette al fotografo mettere in campo una fotografia di tipo artistico e ritrattistico. La preferenza è infatti a ritratti individuali, ritratti di piccoli gruppi, 3-5 persone, e le inquadrature sono per la maggior parte ravvicinate, dei close-up, e firma stilistica di Luciano D'Alessandro in questo fotolibro, la maggior parte dei ritratti è plongé, quindi dall'alto in basso. Numerosissimi, circa un terzo, sono i dettagli delle mani o ritratti in cui le mani sono in primo piano. Tre altre caratteristiche che riprenderò fra un momento sono il fatto che Luciano D'Alessandro non fotografa mai la struttura, non include alcuna componente testuale all'interno del fotolibro ed infine che sfrutta dei temi iconografici tradizionali nella rappresentazione del disturbo mentale. Al contrario, Morire di classe ha chiaramente un approccio sociopolitico e narrativo. Non mi perdo nel descrivere questa immagine, ma magari se volete ne parliamo nella discussione. Mette in campo una fotografia di stampo neorealista, fotografia che stava tramontando in quegli anni, e anche uno stile di concerned photography che al contrario stava emergendo in quegli anni. In questo esempio vediamo una strategia compositiva di gran lunga differente se confrontata con lo stile ritrattistico di D'Alessandro, per esempio. La preferenza nelle immagini di Morire di classe è a ritratti di gruppo fra 3 e 5 persone, a panoramiche di gruppi più numerosi, e fra queste un'unica immagine può essere considerata come un ritratto scattato leggermente dall'alto in basso con un'inquadratura di tipo plongé, che sottolineo perché ha una certa importanza, come forse vedremo dopo all'interno del fotolibro. Ci sono numerose foto delle strutture fatiscenti del manicomio e anche una serie di foto che non hanno niente a che vedere con il manicomio, pubblicità, manifestazioni per esempio, che assieme a un'impaginazione e formato innovativi e complessi, un montaggio proto-cinematografico delle immagini in sequenze narrative e l'inserimento di citazioni di rilevanza sociopolitica, quindi un apparato testuale piuttosto forte, complessifica il messaggio politico di Morire di classe.
Gli esclusi adotta dei temi iconografici tradizionali nella rappresentazione del disturbo mentale. In questi esempi vediamo dei ritratti individuali o di gruppo in cui predominano le mani nascoste, le braccia incrociate, la testa appoggiata e la posizione rannicchiata, tutte caratteristiche iconografiche tradizionali della rappresentazione della melancolia. Qui abbiamo degli esempi del Dürer, la melancolia del 1514, l'iconologia di Cesare Ripa che rappresenta appunto la melanconia, e un raffronto fra la gioia e la melanconia in questo caso appunto mani nascoste, braccia conserte, testa appoggiata e posizione rannicchiata. Gli internati vengono rappresentati da D'Alessandro impegnati, quando sono impegnati in qualcosa, in attività diciamo di poco conto, in questo caso una visione molto intima di una persona che scrive molto in piccolo sul muro, e in questo caso una sequenza narrativa di mani che giocano con un fiammifero spento. Entrambe immagini che si ritrovano nell'iconografia classica dell'indolenza come segno della melancolia, come per esempio in Hogarth, A Rake's Progress, dove vediamo qui un internato schiacciato contro il muro che scrive sul muro, e in questo in questa immagine della melancolia vediamo la melancolia stessa che incide e prepara il bastone che Gilman definisce il bastone della follia. Morire di classe invece ha uno sguardo più smaccatamente sociopolitico e adotta un approccio che Campani chiama proto-cinematografico. Certo, non mancano le immagini di indolenza e quella che in termini esistenzialisti possiamo chiamare gettatezza degli internati anche in Morire di classe, ma lo sguardo del fotografo si allontana e attraverso l'uso di ottiche grandangolari, Berengo Gardini e Carla Cerati prediligono i 35 mm e soprattutto il 28 mm, rivela maggiori dettagli delle strutture, quindi oltre al ritratto vediamo muri insormontabili, strutture fatiscenti, finestre con le sbarre. L'associazione di queste immagini con citazioni letterarie forti, come in questo caso, o con citazioni di critica sociale, come in altri esempi, l'effetto narrativo rinforza l'effetto narrativo, e più che rendere il lettore, spettatore, partecipe dell'intimità delle vite, cerca di comunicare un forte messaggio di denuncia. Questo spread, che sarà l'ultimo che analizzerò, mette in confronto un'immagine dal cortile di un manicomio con un'immagine che non ha niente a che fare con il manicomio stesso, probabilmente una soirée alto borghese. La didascalia è presa dal Marat Sade di Weiss, dove Colomier, il direttore del manicomio, per l'appunto, dice a Sade: sono costretto a protestare, qui eravamo d'accordo di tagliare, come se indicasse, per l'appunto in termini di montaggio cinematografico, il punto dove si sarebbe dovuto tagliare per non rivelare quello che, diciamolo chiaramente, secondo Foucault, sta dietro all'internamento della devianza, ovvero l'ordine borghese. Salto questa immagine perché vedo che il tempo stringe e mi avvio alla conclusione. Gli esclusi presenta una fotografia artistica e ritrattistica con temi iconografici tradizionali che rivelano un approccio intimistico, teso a mostrare la condizione individuale dell'internato nel manicomio, una condizione ontologica di gettatezza che l'internato nel manicomio condivide con tutti gli esseri umani. Al contrario, Morire di classe mette in campo una fotografia di stampo più concerned e adotta un montaggio proto-cinematografico, un forte apparato testuale per attuare un approccio politico-narrativo e per portare avanti una denuncia della condizione dell'internato come conseguenza dell'ordine sociale. Due stili e due messaggi differenti, ma chiaramente due facce della stessa medaglia e due aspetti differenti della lotta al manicomio. Grazie. Spero di essere stato grazie, perfetto. Grazie. Perfetto, Alvise. E io direi che possiamo aprire la discussione se siete d'accordo. Ci sono delle domande. Direi di leggerle tutte. La prima
prego di leggerla a Laura, Laura Fortini, per Davide Papotti. Sì, sarò veloce, ringraziando anche, lo dico adesso, per questa apertura di confini e distanze disciplinari, perché ci permette di apprendere cose che non conoscevo. Trovo molto interessante questa questione della transcalarità e chiedevo se potrebbe essere utile come possibilità di leggere le scrittrici che hanno scritto dalla propria stanza come fosse mondo, o viceversa, le scrittrici viaggiatrici hanno scritto del mondo come se fosse la propria stanza. Penso a Schwarzenbach, tanto per citarne una, insomma, questo passaggio di termini, di prospettive, potrebbe essere, secondo Papotti, applicabile? Questa è una domanda. Forse propongo di leggere, Davide, se sei d'accordo, tutte le altre domande, così avete più tempo per rispondere. Va benissimo. Gli interrogati. Allora, c'è una domanda di Lucia Quagliarelli per Giampaolo Nuvolari. Lucia, ti dispiacerebbe leggerla? Sì, grazie, buongiorno a tutti, buonasera a tutti. Giampaolo, peraltro, l'ha già letta. Qua Quarelli, Quagliarelli è carino, ma insomma. ascoltando, grazie Giampaolo, è stato un intervento interessante, davvero. Avevo notato, come hai letto, una caratterizzazione distinta tra primi e secondi luoghi e terzi luoghi, i primi due caratterizzati da regole, codici e dimensione relazionale, mentre i terzi luoghi sembravano più segnati da una dimensione sentimentale. Hai parlato di gelosia, di sentimento del lutto, e di libertà e in qualche modo di intimità, forse di solitudine. Quindi mi chiedevo se non ci fosse anche la possibilità di una dimensione relazionale anche per i terzi luoghi, cioè anche per l'interstizio. E poi, grazie Lucia, c'è una domanda ancora per Giampaolo Nuvolati di Gianvito Di Stefano. Gianvito, prego. Sì, mi sentite? Sì, sì, ti sentiamo. Ma sì, non so, la mia domanda in realtà forse potrebbe essere questioni terminologiche che in questo momento ancora non ho ben messo a punto, però il tema è se questa riflessione ha una prospettiva, la riflessione che ci ha proposto Nuvolati ha una prospettiva anche, diciamo, di progresso sociale, insomma, questa prospettiva va più in una direzione in qualche modo statica, cioè di tutela dei luoghi terzi per la loro funzione preziosa, esclusiva, o possiamo pensare anche a una traduzione in una pratica di progresso che sia dinamica e che quindi, diciamo, in qualche modo valorizzi delle pratiche o individui delle pratiche di terziarizzazione globale dei luoghi, quindi anche dei luoghi primi e secondi. Sì. Spero sia abbastanza chiaro. Perfetto. Grazie. Massimo Stella, sempre per Giampaolo, sia per Giampaolo Nuvolari sia per Simona Campos. Prego, Massimo. Ecco, stavo attivando il microfono. Certo. Non so se mi sentite. Sì. Sentiamo benissimo. Ciao a tutti, intanto grazie per l'invito e grazie ai relatori. Leggo quello che ho scritto nella chat per non divagare. Sì. È una domanda per Simona e per Giampaolo. Allora, dicevo, scusate, recupero. Ecco, non so se è una vera domanda o un'osservazione da condividere. A proposito di luoghi terzi e di musei, insieme, mentre parlavate, mi è tornata in mente più volte una sequenza di Vertigo, no? Quindi della donna che visse due volte, un testo filmico, ovviamente, il celebre capolavoro di Hitchcock. Ecco, vi ricordate la scena ripetuta in cui Scott, il protagonista, James Stewart, si reca al museo per incontrare l'immagine del suo oggetto perduto, Madeleine, no? La vera, la falsa Madeleine, e tra l'altro, se pensiamo alla testualità, diciamo così, scocchiana, no? Continuamente, come dire, popolata di luoghi terzi, anche di spazi museali. Ecco,
l'oggetto perduto a proposito di lutto. Dunque, gli spazi terzi e museali sono anche luoghi del perturbante. Possiamo evocare questa categoria che è insieme psicanalitica e letteraria. Grazie. Perfetto. E Beatrice Seligardi per Simona Campus ancora. Sì, buonasera a tutti, attivo solamente l'audio perché ho la connessione un po' ballerina, e grazie a tutti i relatori e relatrici, velocissima, quindi per Simona grazie mille per l'interessantissimo intervento, e ti chiedevo proprio a partire dal tuo spunto finale, cioè sarebbe bello poter parlare anche dell'arte femminista, ti chiedevo appunto se secondo te così in due parole ti venivano in mente degli esempi di progetti artistici, fotografici in cui la dimensione del corpo femminile è posizionata in un luogo liminale, qual è il balcone, proprio si potesse inserire all'interno di una più vasta riflessione proprio sulla liminarità del corpo. Perfetto. Per Alvise. Solo una cosa rapida, scusate, che ricordo a chi è su YouTube che può fare le domande sulla chat di YouTube e noi le leggeremo. Va bene. E puoi leggere la tua domanda per Alvise? Maria? Ah, la mia sì, è brevissima. Se ci puoi parlare della foto iniziale di Morire di classe su cui hai sorvolato rapidamente con la foto alla parete, grazie. Sì, poi ancora Beatrice Seligardi brevemente per Alvise, Sforza Tarabocchia. Sì, in merito appunto al riferimento, no, al paradigma cinematografico che hai ravvisato per tutta una serie di scatti e che mi sembrava tu mettessi in connessione più che altro con una riflessione documentaria, se vogliamo, ti chiedevo se secondo te poteva esserci anche un'istanza in qualche modo più narrativa, ecco, nella scelta magari del così quasi di una simulazione del frammento cinematografico che alcuni di questi scatti che hai mostrato ricordano. Perfetto. Marina ancora Guglielmi per sì, leggo da parte di Raffaele Fiorenza per Nuvolati. Sì, leggo questa domanda che Raffaele Fiorenza ha inviato a me per errore, non a tutti. L'interstizio come luogo terzo dell'anonimato mi fa pensare a Marc Auger, alla sua definizione di non lieu, mentre l'interstizio come luogo dell'intimo mi sembra rispecchiare quella nozione di entre deux con cui gli antropologi designano lo spazio, non a caso definito terzo, del métissage, dell'incontro-scontro con l'altro e della costruzione interculturale. Bene, invito i relatori... Volevo fare pure io, se mi permetti, una domanda brevissima per Nuvolati, per Giampaolo Nuvolati. Allora, è molto suggestivo, insomma, questa sua categoria di interstizio, soprattutto penso per quanto mi riguarda, insomma, quella degli interstizi interni. Volevo chiedere, per l'interstizio, non so se è giusto definirlo esterno, quello che ci hai parlato, insomma, all'inizio della tua relazione, ma tu parli di strade, piazze, vie. Beh, allora, insomma, questo spazio dell'interstizio è molto esteso. Di solito io all'interstizio penso come uno spazio ristretto, appunto, limitato, che si intrufola tra spazi più grandi. Invece è interessante che tu, gran parte della città diventa, secondo questa tua categorizzazione, un interstizio. Era tutto. La parola a voi. Magari andiamo per ordine, prima Davide e poi Giampaolo e poi Simone, eccetera. Poi sì, io sarò velocissimo, anche se competere con Giampaolo, che è stato ribattezzato Nuvolari, è difficilissimo in quanto faccio sempre i nomi. No, scherzavo. Sì, ringrazio Laura della domanda. Certamente, le mie riflessioni partivano da una premessa teorica che non ho fatto in tempo ad inserire,
che è la spiegazione di Douglas Port Hughes, un geografo che nel 1985 in un articolo intitolato Literature and Humanist Geography diceva che i lavori letterari, secondo l'approccio della geografia letteraria, dovrebbero essere interpretati attraverso le antinomie di home away e insider outsider. Quindi attraverso questo diagramma che si forma tra la casa e l'altrove, l'essere insider e l'essere outsider, vengono fuori le quattro categorie di radicamento, spaesamento e di luogo, e quella che Port Hughes già nell'85 chiamava placelessness. Poi dopo oggi noi useremo il termine di Marco G, non io, ma era già un concetto chiaro in Port Hughes. Quindi sì, credo che il concetto di transcalarità sia abbastanza proficuo per l'analisi di situazioni di forzata reclusione in una stanza e di immaginazione del mondo altrove, e dall'altra parte di sentirsi insider nel mondo intero, quindi ragionando su varie scale di riconoscimento dell'identità dal singolo e i luoghi. Grazie. Giampaolo Nuvolati. Scusate, un intervento al volo. Se gentilmente Papotti può ripetere il nome dell'autore e la parola per non luogo, stavo prendendo appunti. Sono Magrelli e saluto tutti. Il geografo si chiama Douglas Port Hughes, scritto Porteous, e la parola che lui dice è placelessness, tutto attaccato, cioè lo statuto della mancanza di luogo. Non so se posso, sì, provare a rispondere. Prego, con la prima domanda di Lucia, no, assolutamente il luogo terzo, l'interstizio, è luogo quasi per eccellenza dell'incontro e della relazione, ma soprattutto di un incontro, di una relazione che può essere caratterizzata dall'improvvisazione, che può essere caratterizzata anche da una fase, come dire, iniziale di spaesamento, situazione che invece non si determina nei luoghi primi e secondi, dove noi abbiamo un orientamento preciso, conosciamo le regole e quant'altro. Quello è proprio il momento dell'incontro. Però, e qui rispondo invece alla domanda anche di Giambit, se non vado errato, sì? Ecco, ci sono due declinazioni. Uno è quello più intimista, e quindi richiamo un tema a me molto caro, che è quello del flâneur, e cioè sostanzialmente l'individuo che è mosso da delle motivazioni più estetiche che non etiche e morali, e quindi l'uso dell'interstizio è finalizzato a, come dire, a recuperare una propria identità, un senso di benessere, una gioia, nonostante lo spleen, però è molto un percorso molto individuale. Ma ovviamente l'interstizio è anche luogo della manifestazione politica, è luogo della marcia, è luogo della protesta, e quindi l'interstizio, tant'è vero che, come dire, la politica, lo diceva Habermas, l'opinione pubblica è nata nei bar, è nata nei caffè. Come dire, Sartre viveva nei caffè perché diceva che non poteva stare a casa perché l'appartamento era una testimonianza della privatizzazione della vita, mentre invece bisognava essere in pubblico, bisognava vivere in mezzo alle gente nei luoghi terzi. Quindi c'è una dimensione, come dire, più sociale, più politica, che se vogliamo si contrappone a quella invece più individualista, più intimista, che è quella, insomma, del flâneur, dell'individuo solo nella folla, no? Che, come dire, si specchia in questa folla ma rimane tendenzialmente solo nella folla. Quindi ci sono queste due cose. È molto interessante, qui però bisognerebbe avere molto più tempo, quello di l'osservazione che mi faceva, se non vado errato, scusate, ho preso i nomi frettolosamente, Massimo, sul perturbante, se non vado errato. Beh, certo, l'interstizio è un luogo perturbante, lui richiamava anche la psicanalisi, no? E a me piace sempre ricordare che il nostro flâneur, che quando va nell'interstizio, in un modo o nell'altro pratica quello che forse Musatti, non so bene, se lo chiamava una sorta di suicidio metà. Cosa significa suicidio metà nell'interstizio? Cioè, è una metafora ovviamente, io nego me stesso,
nego quello che sono, i miei pregiudizi, per andare in, come dire, incontro a un mondo che non conosco, che è perturbante, che mi può mettere in difficoltà. Ma solo questa mia negazione di quello che io sono mi consente di aprirmi al mondo e di incontrare in questo teatro che è l'interstizio, quindi non è né la casa, né la fabbrica, né l'ufficio, ma è luogo della sorpresa. Ma se io voglio provare questa sorpresa, devo, come dire, resettare quello che sono, aprirmi, e quindi diventare quasi ingenuo rispetto al mondo, lasciarmi colpire dagli stimoli, dalle sensazioni. Quindi assolutamente l'interstizio è luogo della messa alla prova, è luogo, anche se vogliamo, del rischio, è luogo del gioco, è luogo ludico, è comunque un luogo che ha delle caratteristiche diverse dagli altri due mondi. Poi diceva, sì è vero, i non luoghi ci spaventano, io però leggo sempre queste situazioni sempre molto in una chiave soggettiva, ognuno di noi ha i propri interstizi e quindi può, come dire, nobilitare un non luogo e sinceramente considerarlo come il proprio interstizio, anche il centro commerciale, la galleria, le sale multi, sale giochi, insomma tutti i non luoghi, gli aeroporti, possono in un modo o nell'altro, a seconda della lettura che fa il singolo, essere dei luoghi interstiziali. Se non lo sono, non lo sono perché comunque sono soggetti ad un certo tipo di controllo. Gli aeroporti hanno tutta una serie di telecamere. La nostra vita oggi con il Covid, la dimensione interstiziale di un tempo, quella della libertà, del movimento spensierato, oggi invece è molto irregimentata. Tant'è vero che non possiamo nemmeno fermarci più di un tanto negli interstizi. Siamo chiamati a velocizzare il nostro passaggio. Oggi la situazione oggi è che gli interstizi, come noi lo conoscevamo, della pausa, del rallentare, del comportamento più o meno disinvolto, ma comunque lontano dai controlli, questo è venuto proprio a mancare. Scusate se corro. Invece l'ultima, che è quella di Francesco, beh, io quando ho scritto il libro sono entrato in paranoia con questa cosa qua, perché ho iniziato dicendo gli interstizi, non so, è un piccolo bar, è una piazzetta dove mi trovo con gli amici, è come dire una piccola scalinata, poi però anche una piazza un po' più grande. Quindi alla fine si era quasi ribaltata la situazione, erano quasi più grandi gli interstizi che non i due mondi. E quindi è una contraddizione che io ho cercato di superare, ma che ho affrontato e di cui sono consapevole. Perché gli interstizi che sono piccoli, cioè la contrapposizione è il piccolo versus il grande, ma sono talmente tanti piccoli interstizi che messi vicino l'uno all'altro probabilmente portano via una percentuale veramente molto grande degli spazi urbani, tanto da contrapporsi, scusate, degli spazi più, chiamiamoli istituzionali, chiamiamoli più istituzionalizzati, ecco. Quindi i luoghi, io li ho chiamati un po' le innervature, gli interstizi sono innervature che si innervano tra i grandi edifici, i palazzi istituzionali, ma sono talmente tanti che alla fine, come dire, occupano fette di spazio veramente consistente. Ecco. Bene, grazie. Allora, Simona? Sì, allora, rispetto alla domanda sul perturbante, confesso che io non avevo pensato nell'ambito dei ragionamenti a Vertigo, al film di Hitchcock, La donna che visse due volte. Avevo invece ovviamente pensato alla Finestra sul cortile, che segue, insomma, non so se segue, a dire il vero non ricordo esattamente adesso la cronologia dei due film, ma ricordo che sono insomma molto vicini nel tempo. E quindi a questo punto, insomma, mi viene la curiosità e mi sorge la curiosità, grazie a questo intervento, di capire anche se in qualche modo ci possono essere degli elementi di continuità da approfondire e da studiare dal, appunto, che unisce l'idea della finestra sul cortile a invece Vertigo, in particolare la scena che veniva ricordata. In ogni caso, certamente non vi è dubbio che il museo sia anche il luogo del perturbante, tanto vero quanto è nelle origini stesse del museo, in quelle collezioni che citavo all'inizio del mio intervento, sono rimaste per tanti anni, per tanti secoli, collezioni private che erano qualche volta organizzate nelle cosiddette Wunderkammer, nelle cosiddette Camere delle Meraviglie, nate apposta per meravigliare, ma anche per turbare, per suscitare degli elementi e delle sensazioni di straniamento nel visitatore.
Quindi insomma grazie per l'intervento, perché di sicuro è un elemento che vorrei approfondire, che mi propongo di approfondire, così come ovviamente mi propongo di approfondire, queste erano le mie intenzioni, il discorso sul legame tra il luogo interstiziale, il balcone, l'arte femminile e femminista, soprattutto per i risvolti appunto nell'ambito dell'etica e, mi permetto di dire, forse anche dell'estetica della cura, che in questo momento viene indicato a livello internazionale come, come una delle linee guida relative al ruolo del museo nella società. La performance che io ho citato della Ivekovic è, per quanto riguarda l'arte femminista, di sicuro la più nota tra le performance realizzate in questo luogo, appunto, in questo luogo di soglia, nel balcone. Non ne conosco di altre altrettanto rappresentative, altrettanto importanti in questo senso, però certamente questo input si può collegare a due elementi fondamentalmente. Il primo è che il balcone nella storia dell'arte, soprattutto all'epoca, a partire dall'epoca di Manet e del balcone del 68 che abbiamo citato, può essere letto anche in termini di storia dell'arte, oltre che in termini storico-artistici, oltre che in termini di storia dell'arte, in termini di storia di genere, perché esistono proprio degli studi specifici che hanno dimostrato come la rappresentazione del balcone da parte di Manet, ma anche di molti altri suoi, altri artisti del suo periodo, in realtà passi proprio per una critica sociale da parte di Manet e dei suoi colleghi a quello che era il ruolo delle donne in quel momento storico e alla necessità di un'emancipazione che passava proprio per il fatto che le abitazioni borghesi che si affacciavano nella Parigi, soprattutto dopo il piano urbanistico del barone Haussmann, avevano cambiato profondamente la fisionomia della città. L'altro elemento ci sposta invece un attimo dal discorso del balcone, ma ci ricollega più in generale all'ambito del discorso pubblico-privato, e riguarda il fatto che molte delle performance di ambito femminista hanno assunto come luogo centrale l'ambito domestico, quindi la casa, a partire da Woman House del 1972, e che proprio è tutta tesa a cambiare di significato a quelli che sono gli stereotipi della società patriarcale, partono quindi proprio da un ripensamento di quelli che sono gli elementi della domesticità, che diventano poi invece elementi di critica sociale e ovviamente innovazioni di tipo creativo. Bene. Grazie Simona, c'è ancora una domanda per Alvise. Alvise, se puoi. Sì, grazie mille. Allora, faccio partire il. Prendo questo, grazie mille della domanda. Sì, entro direttamente in merito. Questa immagine mostra nel terzo inferiore tre internate, tutte quante con le braccia conserte, comunque braccia indolenti che non stanno facendo niente, gli sguardi si muovono verso il basso, sono tutti a testa chinata verso il basso. Il terzo superiore invece, in una posizione dominante, c'è un poster di Christian Barnard, che è il cardiochirurgo responsabile del primo trapianto di cuore. Le sue mani miracolose, come scritto nel poster, sono intrecciate e segnano chiaramente una divisione fra lui, il suo sguardo che va verso l'alto e che troneggia dall'alto sugli internati, e dice chiaramente, come Foote ha già ricordato, che la medicina tradizionale per i malati psichiatrici non ha fatto assolutamente niente. Quindi questa è una dimensione molto forte, una dimensione narrativa molto forte all'interno di questa immagine, che chiaramente va al di là del semplice ritratto di gruppo di tre internate, la scelta appunto di ritrarle
sotto questo poster. Per quanto riguarda la domanda sulla dimensione narrativa, assolutamente, anzi, mi dispiace aver dato l'impressione che magari l'essenza protocinematica di Morire di classe sia tesa unicamente o principalmente all'aspetto documentaristico. Al contrario, l'assemblaggio in termini di, per usare le parole di Barthes, l'assemblaggio delle immagini, la maniera in cui si susseguono nella sequenza, crea la narrazione più che il documento. Ora, non ho degli esempi qui, però se andiamo a vedere, per esempio, questo spread chiaramente è una sequenza narrativa piuttosto forte, ma anche soltanto guardando questa immagine che non ho commentato per mantenermi entro i tempi, anche se commentiamo questa immagine in relazione alla didascalia che hanno scelto di associarle, abbiamo una sequenza che è chiaramente narrativa, uno sguardo molto presente, uno sguardo intenso nell'unica inquadratura leggermente plongé di Morire di classe, è associato a una pagina del manuale per gli infermieri dell'ospedale psichiatrico relativa alle morsicature. Dice cosa devono fare gli infermieri di un ospedale psichiatrico in caso di morsicature di insetti, di animali o di internati. Ci possiamo domandare come mai uno sguardo così intenso e presente sia associato con la voce delle morsicature, e la risposta ce la dà Carla Cerati in un'intervista in cui rivela che effettivamente dopo aver scattato questa foto il paziente le è saltato addosso la morsicata. Ma quello che è interessante non è tanto il fatto che l'abbia morsicata, ma il commento di Carla Cerati che dice: aveva ragione, come mi permettevo io di andare verso di lui senza chiedergli permesso con la macchina fotografica dall'alto in basso. E quindi in questo senso l'associazione della scelta dell'inquadratura, l'inquadratura plongé, con a fianco la didascalia presa dal manuale per gli infermieri che parla di morsicature, ci crea una sequenza narrativa che appunto ritengo protocinematica. Però sì, la risposta breve, diciamo, è sicuramente ci sono numerosissimi esempi di assemblaggi di fotografie che in sequenza creano una narrazione più che un effetto documentaristico. Perfetto. Grazie al vice, io direi di riprendere la sequenza degli interventi con Alessandra Diazzi, che è lecturer in Italian Studies a Manchester, e propone anche lei come titolo The Years of Alienation in Italy, co-curato con Alvise Sforza Tarabocchia, che il libro citato prima del 2019. E Alessandra ci parlerà di Ottieri Ottieri, l'ergastolo della psiche. Io le cedo volentieri la parola. Grazie, grazie mille, buonasera a tutti e grazie mille naturalmente per l'invito a Marina e Francesco a questo ciclo di seminari sullo spazio chiuso. E naturalmente lo spazio chiuso, o meglio gli spazi chiusi, è anche il tema del mio intervento. E per affrontarlo mi concentrerò su un autore che è Ottieri Ottieri, che lo spazio chiuso, per citare di nuovo il titolo di questo seminario, del canone della letteratura italiana del secondo Novecento, ha, diciamo, attraversato un po' in maniera sghemba. È in qualche modo un insider outsider, possiamo dire, e così si sentiva anche lui stesso nel momento in cui scriveva, come invece lui stesso faceva cultura e voleva assumere, diciamo, una posizione di intellettuale, era proprio una sua volontà, proprio nel farlo e nel cercare di inserirsi, diciamo così, nel discorso culturale degli anni del dopoguerra, Ottieri si sentiva, forse sia trattato dagli altri, ma anche in qualche modo da se stesso, più come un caso clinico che come un caso letterario. Quindi diciamo che faceva dell'esclusione in qualche modo la sua presentazione come personaggio pubblico, come sia come scrittore che come intellettuale.
Perché un caso clinico? Beh, perché Ottieri, sin dalla giovane età, direi da subito dopo l'adolescenza, ha sofferto e ha reso questa cosa pubblica di una sofferenza psichica che non riusciva a guarire, malgrado i tentativi che ha fatto fino praticamente direi alla morte, quindi sofferenza per depressione, per un disturbo ossessivo che lo aveva portato anche a una dipendenza dall'alcol di cui non faceva mistero. Parlo di queste cose, quindi menziono questi fatti biografici, non certo per schiacciare diciamo la lettura dell'autore o della sua opera sul biografismo, ma perché è fondamentale per comprendere quella parte della sua produzione che potremmo definire produzione della clinica, quindi una serie di testi che in maniera più o meno scopertamente autobiografica si concentrano sull'esperienza della sofferenza psichica, della malattia mentale, e sono proprio, ed è proprio in questa diciamo, sezione, in questa parte della sua produzione, che si situa il testo su cui mi soffermerò in particolare. Ce ne sarebbero molti che si potrebbero analizzare per capire che cosa Ottieri intende quando si parla di confinamento, quando si parla di spazio chiuso, ma ne ho scelto uno in particolare che viene pubblicato nel 1972, che ha delle riflessioni molto puntuali e direi in un certo senso anche paradigmatiche all'interno della sua opera, per capire che cosa l'autore considerava uno spazio chiuso, che cosa l'autore considerava confinamento ed isolamento. Il testo è Il campo di concentrazione, che come ho detto esce all'inizio degli anni 70, nel 72, e è scritto da Ottieri nell'anno immediatamente precedente praticamente, ed è potremmo definirlo un diario, anche se mancano alcuni dei tratti caratteristici della produzione diaristica, quindi forse più che altro un reportage dalla clinica. Il testo è un testo in prima persona, dove l'elemento autobiografico è esplicito, e racconta dell'esperienza di reclusione, di ospedalizzazione in una clinica svizzera dove Ottieri era stato ricoverato proprio per cercare di venire a capo, diciamo, della sua nevrosi, della sua sofferenza. In questo contesto diciamo che sperimenta sia l'approccio psicanalitico al suo problema, sia l'approccio farmacologico. Infatti i farmaci e l'assunzione di medicine, quindi l'approccio farmacologico alla psiche, è qualcosa che caratterizza poi tutta la sua produzione anche dopo il campo di concentrazione. Perché ho scelto di concentrarmi su questo testo? Perché in questo testo, a un certo punto, l'autore paziente, quindi Leo narrante, fa un paragone che trovo molto interessante tra se stesso all'interno di questo istituto di cura e Gramsci, dicendo che in qualche modo in quella condizione di reclusione e di esperienza terapeutica si trova ad invidiare la condizione di Gramsci in carcere, perché Gramsci riusciva a fare cultura durante la reclusione, mentre lui come paziente si trova, queste sono parole sue, a fare e disfare solo se stesso, quindi una sorta di richiusura totale sull'io, senza alcuna possibilità di dialogare con l'esterno e, a suo parere, senza possibilità di fare letteratura, quindi di portare avanti il suo lavoro di scrittore. Questa naturalmente è una contraddizione, perché in realtà poi noi leggiamo quel testo come parte della sua produzione, ma questa è una contraddizione che caratterizza in un certo senso tutta la sua opera e su cui sapientemente anche lui gioca. Ma in ogni caso c'è questo paragone con Gramsci, che in carcere poteva fare cultura, mentre lui si trova all'interno di questa clinica senza la possibilità di fare altro se non guardare al suo io e riflettere sulla propria sofferenza.
Questa riflessione va ancora avanti fino a che a un certo punto Ottieri, o meglio il paziente narrante, si trova a domandarsi se sia meglio la depressione o il carcere, rispondendosi che è sicuramente meglio il carcere che la condanna all'ergastolo della psiche a cui lui si trova a dover sottostare, non solo in quella condizione di reclusione nell'ospedale, ma anche in generale nella sua esistenza, che come ho detto è sempre stata caratterizzata fin da giovane età da una sensazione di non potersi liberare dall'ossessione di questa malattia, di questa sofferenza che non lo ha mai abbandonato. Questo è il nucleo di riflessione, naturalmente posso portare solo questo per i tempi, ma è interessante perché c'è un ribaltamento della visione dell'ospedale o comunque dell'istituto di cura. Naturalmente non posso e non devo parlare di manicomio perché non è un manicomio, ma è una casa di cura privata, quindi una condizione completamente diversa da quella manicomiale, però c'è questo ribaltamento tra lo spazio della cura come spazio chiuso, perché per Ottieri è proprio il contrario, anzi è la terapia e il potersi trovare all'interno di questo ospedale che gli permettono forse in un futuro una libertà e quindi un tornare ad essere un soggetto pubblico, mentre lo spazio chiuso è quello della psiche, è quello della depressione, è quello dell'ossessione, del suo disturbo ossessivo compulsivo. Ed è proprio in questo ribaltamento della prospettiva, in questa problematizzazione della dicotomia, diciamo così, tra libertà e schiavitù, che è interessante proprio ricollocare tutta in realtà l'opera di Ottieri, non solo quella che chiamiamo produzione della clinica. Perché, e vorrei proprio introdurlo nella conclusione, magari come spunto di conversazione per le domande successive, perché in realtà Ottieri una riflessione del genere, una problematizzazione del genere del binomio spazio chiuso spazio aperto ce l'ha anche nella sua produzione della fabbrica, perché nel suo scritto su l'esperienza olivettiana della fabbrica a Pozzuoli, che è Donnarumma all'assalto, Ottieri descrive lo spazio della fabbrica come in un certo senso uno spazio che non è un'istituzione totale, ma che al contrario libera coloro che riescono effettivamente a trovare un lavoro in fabbrica da una condizione di minorità data dal contesto sociale. La chiusura e l'impossibilità di scappare dalla propria situazione di confinamento è propria di chi rimane in quel contesto fuori dalla fabbrica, in qualche modo confinato e isolato nella vecchia Italia, nell'Italia pre-boom economico, che non riesce a stare al passo con le libertà che si stavano acquisendo poco a poco per quelle persone, per quella classe che stava diventando la classe operaia e che appunto successivamente avrebbe fatto il corso che conosciamo. E veramente concludo, è significativo che la fabbrica in Donnarumma all'assalto sia la fabbrica di vetro di Pozzuoli disegnata da Luigi Cosenza, quindi una fabbrica di vetro in cui c'è un rapporto quasi osmotico tra l'interno e l'esterno, quindi di nuovo anche nel contesto della fabbrica un ribaltamento della prospettiva usuale tra istituzione e chiusura e apertura e libertà. E concluderei, visto che penso di aver esaurito il mio tempo. Grazie. Grazie Alessandra, perfettamente in tempo, grazie mille di questo intervento così suggestivo e già penso alle domande che questo produrrà, ma lascio la parola a Valerio Camarotto, ricercatore di letteratura italiana contemporanea a Roma Sapienza e fa parte del laboratorio Leopardi Sapienza. E il titolo che ci propone è, come diciamo che lo contraddistingue, è Leopardi traduttore, la poesia 1815-1817, pubblicato da Quodlibet nel 2016, mentre il suo titolo è Carceri, monasteri, palazzi, la reclusione in Leopardi e Manzoni.
Lascio la parola a Valerio. Sì, grazie. Ringrazio ovviamente Marina Guglielmi e Francesco Fiorentino per questa bella opportunità. E in questo mio intervento appunto proverò a tracciare un percorso certamente breve e incompleto fra Leopardi e Manzoni, nel tentativo di mostrare come in entrambi gli autori, a ben vedere, il tema carcerario sia a vario titolo riconducibile a un nodo importante, che è quello della mutazione, quindi implichi, intendo dire, il riferimento a una radicale discontinuità e a un cambiamento profondo e pervasivo. Partendo subito da Leopardi, vorrei intanto ricordare che in molte delle circostanze in cui Leopardi è impegnato nell'autorappresentazione, ricorre per l'appunto di preferenza al lessico della reclusione e o a quello dell'isolamento monacale, dell'allontanamento dalla società e dal mondo. Penso in particolare a molte lettere in cui appunto Leopardi descrive il soggiorno a Recanati nel Palazzo Paterno. Sfogliando queste lettere si possono incontrare termini come romitaggio, serraglio, carcere, eccetera. Ma questo vale anche quando Leopardi fa ricorso ad alcune controfigure, a proiezioni, sostituzioni più o meno velate. E qui potremmo addirittura risalire a una favola in versi di un Leopardi undicenne intitolata L'uccello, in cui appunto troviamo un amabile augelletto che si ritrova entro dipinta gabbia, e per fare solo un altro esempio arrivare al tasso del dialogo di Tasso il genio, sul quale si è soffermato Fabio Camilletti nel precedente incontro. Ecco, c'è insomma in Leopardi una insistente autodefinizione nei termini del recluso monaco o frate, se vogliamo, dedito a un metodico ordine del giorno, per richiamarci a uno studio di Starobinsky su questi temi, e quindi dedito appunto alla riflessione, allo studio, alla scrittura. Ma quello che è ancora più importante, credo, è il fatto che questa raffigurazione di sé, esplicita o indiretta che sia, è iscritta da Leopardi all'interno di una più ampia cornice storico-antropologica. Questo perché caratterizzata dalla sovrabbondanza della vita interiore a discapito dell'azione esteriore, dall'uniformità a svantaggio della distrazione, dal ripiegamento malinconico e riflessivissimo, come dice lui in un appunto dello Zibaldone, insomma dalla continua osservazione di sé, la condizione del recluso studioso reca iscritto il marchio di quella che in un passaggio importante, molto noto dello Zibaldone 144, Leopardi ha definito appunto la sua mutazione totale, e cioè la transizione da uno stato antico, che è poi quello in cui dimora ancora il giovane animato dalle illusioni, a una condizione invece propriamente moderna. Ulteriore, questa autodefinizione porta anche in dote le tracce dell'alterazione e corruzione del genere umano, sto usando sempre i suoi termini, della caduta provocata dall'eccesso naturale della ragione e dalla conseguente continua osservazione del vero. Questa discontinuità quindi riguarda, diciamo, al contempo la storia del genere umano e la storia dell'individuo, e appunto fa da sfondo alle annotazioni zibaldoniane in cui affiora il tema della clausura e del ritiro dal mondo. Si tratta, a dire il vero, di annotazioni un po' oscillanti e, diciamo, ambigue, nel senso che da una parte si soffermano sugli esiti annichilenti, paralizzanti della ragione pienamente dispiegata, della modernità appunto, e quindi in alcuni casi insistono sullo spegnimento e sull'agghiacciamento delle energie vitali, ma dall'altra parte possono anche mettere in luce invece i vantaggi per l'uomo moderno indebolito e corrotto di una vita isolata e metodica. Perché questa, per esempio, può consentire di attenuare il tormento del desiderio, dice Leopardi, oppure può garantire una temporanea dimenticanza del vero e quindi una provvisoria reviviscenza delle illusioni.
Fatto sta che in questi appunti troviamo regolarmente accostati e assimilati il giovane chiuso nelle mura domestiche, il carcerato, l'anacoreta, per esempio in Sibaltone 76, e ancora il monaco e o la monaca. E fra questi appunti trovo particolarmente interessante uno che si legge in Sibaldone 2381, che risale a febbraio del 1822, nel quale Leopardi si sofferma su alcune, cito, giovanette di 15 o poco più anni che si chiudono in un monastero, votandosi alla non esistenza, prive di moto, di attività e perfino di luce e di aria, sono sempre sue parole. Ecco, lo stesso Leopardi è significativo che si era appunto proclamato privo di luce e di aria in prima persona in una lettera che indirizzava a Pietro Giordani, un suo interlocutore molto importante, il 27 novembre 1818. È una data significativa perché si colloca appunto alle soglie di quella crisi profondissima che Leopardi ha chiamato mutazione, la mutazione totale, e che si è consumata precisamente nel 1819. E proprio nel 1819, anche questo è interessante, ci riporta un disegno letterario, cioè un progetto letterario non realizzato, in cui Leopardi immaginava di scrivere un romanzo che avrebbe dovuto narrare la storia di una povera monaca di Osimo, la quale, leggiamo in questo abbozzo, si rivolge niente meno che a un chirurgo chiamato proprio Giordani, di nome Giordani, non a caso, affinché le procuri un veleno per suicidarsi. Ora, ovviamente, parlare di monacazioni forzate di romanzo non può che offrirmi lo spunto, diciamo, per passare molto rapidamente chiaramente all'altro polo di questo mio breve intervento, cioè penso ovviamente al personaggio di Gertrude, alla monaca di Monza nei Promessi Sposi, un personaggio che, posso dire subito, e poi ci tornerò rapidamente, costituisce però una eccezione vistosa nel novero dei reclusi manzoniani. Ma prima di arrivare a questo punto, vorrei, diciamo, intanto dire che anche in Manzoni, come Leopardi, secondo un'attitudine tipica dell'immaginario romantico, come ci ha insegnato Brombeer in un famoso saggio appunto sulle prigioni romantiche, la prigionia si articola prevalentemente lungo delle, diciamo, coppie oppositive, che nel caso di Manzoni sono quello dell'alto e del basso, del peccato e della salvezza, dell'umiltà e della superbia. E anche in Manzoni, altro punto, la cattività si collega, anche se in altro modo, appunto, a un momento di mutazione interiore, che nel suo caso però è quello della conversione cristiana. Penso per esempio al personaggio della tragedia del Conte di Carmagnola, che appunto quando è in prigione si redime, nella fine della tragedia, si distacca dalle glorie terrene e si configura come un martire innocente dall'aspetto evidentemente cristologico. Una figura di Cristo, da questo punto di vista, è anche un altro prigioniero, il re Desiderio della Delchi, che appunto, caduto nelle mani di Carlo Magno, depone la superbia regale e approda alla quieta rassegnazione dinanzi ai piani divini. Ma ovviamente vorrei anche nominare il ritratto di Napoleone del 5 maggio, no? Dove troviamo appunto quella che forse è stata la più superba altezza, l'arbitro della storia, in punto di morte si ravvede e riconosce la propria marginalità dinanzi invece alla grandezza incommensurabile di Dio. È però sicuramente nei Promessi Sposi, ovviamente, che il tema della reclusione trova la sua declinazione più feconda, più stratificata. E qui appunto possiamo innanzitutto evocare il personaggio della monaca. E andando dritti al punto, direi che secondo me mi pare che dal punto di vista di Manzoni la clausura poteva e doveva costituire per la monaca un'occasione di elevazione spirituale, pur essendole stata inflitta, diciamo, iniquamente. Doveva essere l'occasione di un esercizio di devota rassegnazione. E quindi la vera prigionia della monaca, semmai, è quella del peccato, quella della soggezione alle passioni alle quali si consegna consensualmente, dal cui gioco non riuscirà mai a liberarsi. Da questo punto di vista, il personaggio di Lucia invece è specularmente opposto, diciamo. È descritto nei termini di un capo respiratorio alla Girard, per capirci, accetta infatti la sua condizione di agnello sacrificale e proprio per questo capovolge a proprio favore la prigionia nel castello dell'Innominato,
e non solo, redime pure il suo aguzzino. E appunto l'innominato infatti è al tempo stesso il carceriere, no? Ma è anche lui stesso il prigioniero per eccellenza quasi della perdizione e della superbia. Come già Napoleone, a rileggere quei passi, si capisce che appunto è presentato come l'uomo che vuole collocarsi al di sopra delle leggi umane e divine. Pensiamo al suo sinistro castello che svetta verso l'alto, un po' a replicare, diciamo, la sfida della Torre di Babele. E quindi questa tracotanza blasfema anche dell'innominato è messa in scacco. È un po' scaduto, Valerio, chiudi rapidamente, scusa. Benissimo, si chiudo semplicemente dicendo che al termine della famosa notte, diciamo, dell'innominato, l'innominato apre la finestra e fa entrare la luce e l'aria, e questo appunto ci può riportare un po' alle parole di Leopardi, no? In cui, che appunto invece parlava della mancanza di luce ed aria, a indicare invece uno stato di chiusura. E come Leopardi parlava di sé nei termini di una mutazione totale, è interessante che anche Manzoni, la parola che Manzoni sceglie per definire la conversione dell'indominato sia appunto quella della mutazione, parla di grande mutazione e di strepitosa mutazione, ma ovviamente questa è una mutazione che è una redenzione e quindi di tutt'altro tipo, diciamo, rispetto a quella di cui ci parla Leopardi. Grazie, scusate per l'abuso del tempo. Grazie Valerio Cammarotto. Cedo adesso volentieri la parola a un altro Valerio Magrelli, che insegna letteratura francese alla mia università, nel mio dipartimento. Sono molto contento di presentarlo. Ha presentato come libro da indicare la parola braccata, dimenticanza, anagramma, traduzione e qualche esercizio pratico, uscito nel 2018 presso il Mulino, e parla del viaggio intorno alla mia il titolo del suo intervento è "Dal viaggio intorno alla mia stanza, la gabbia di vetro, reclusioni e scrittura". Valerio, c'è la parola. Buonasera a tutti. E io devo ringraziare chi mi sta ascoltando, ma soprattutto i due ospiti che mi hanno strappato a 2 mesi in cui mi sono io stesso mutato in tecnico telematico. Quindi quello che vi dirò oggi è ciò che resta del mestiere che feci un tempo, cioè studioso di letteratura francese, visto che ormai perdo una media di 1 ora al giorno per capire come funzionano le piattaforme. Sono letteralmente esploso all'invito ricevuto da Marina e da Francesco, e il risultato è una specie di fuoco d'artificio, non dico negli effetti, ma nelle intenzioni, che vi voglio proporre attraverso 9 temi. Ecco, questo proprio vi fa capire come ho cercato di evadere da questa pratica che ha sfigurato e sta sfigurando la mia vita. Spazi chiusi. Sono partito naturalmente dalla cameretta di Petrarca, cameretta che già fosti un porto, il lettucciolo, la cedia studiata da Agamben che caratterizza lo studioso all'alba della nostra cultura. Cito soltanto un testo di Fabio Rosa, un bel titolo, Cameretta con vista, dove a partire dalla trasformazione dalla cameretta allo studiolo rinascimentale si arriva a parlare della Tentazione di Sant'Antonio di Flaubert, e qui mi rifaccio al bel riferimento di Cammarotto su un libro che io considero fondamentale, La prigione romantica, e poi su, termino il saggio di Fabio Rosa, un comportamento, quello di Petrarca, che segnerà profondamente la storia degli intellettuali europei, Tasso, Leopardi, Flaubert, fino, un nome che non era stato fatto fino ad oggi, a quell'inquieto osservatore dalla finestra che è Bernardo Soares, eteronimo di Pessoa. Passo al secondo spunto, non oserei chiamarlo diversamente. Qui abbiamo appena sentito citato Starobinsky,
mi rifaccio viceversa per comodità e per rapidità un saggio di Edoardo Caruso Starobinsky, lettore di Rousseau e Montaigne. Ecco, Montaigne a 38 anni, ormai anziano e finito, così si descrive, si ritira nella sua torre. Questo è molto interessante perché Caruso fa notare come in questa mossa ci sia un doppio elemento, quello temporaneo, l'età, il cronos che lo sta divorando e da cui lui si vuole salvare, e quello spaziale, la torre con i libri come unico arsenale per respingere la morte, la torre su cui travi Montaigne scriverà in una maniera filologicamente molto inventiva i passi dei testi a lui più cari. Quindi Montaigne, mi sembra in maniera abbastanza evidente, riprende quel desiderio di escissione che caratterizza appunto, sia pure in maniera vezzeggiativa, la cameretta di Petrarca. Il terzo nome è quello di Demestre, di cui ha parlato Papotti. Voglio solo notarvi che le ultime tre edizioni del libro sono tradotte: Viaggio intorno alla mia stanza, Viaggio intorno alla mia camera e l'ultima, a cura di Flavio Santi, Il giro della stanza. E qui è molto bello, leggo solo una citazione: dopo la poltrona, procedendo verso nord, si scopre il letto, ma la strada da percorrere per arrivare alla biblioteca è ancora molto lunga. I viaggi di Cook, di Banks e di Solander sono ancora nulla rispetto a quello che mi attende. Approfitto soltanto di questo riferimento per aggiungere a quanto ha detto Papotti che si tratta di un testo che attirò l'attenzione, oltre che di Manzoni stesso e di Stendhal, di Adorno, di Bachelard, ovviamente di Benjamin, che trovò qualcosa di analogo nelle pagine di un libro di Kierkegaard. Interessantissima, la ignoravo, questa nozione di transscalarità su cui mi piacerebbe tornare. Voglio solo aggiungere, prima di passare al quarto punto che riguarda niente meno che Proust, l'immagine di De Chirico, la serie I mobili nella valle del 1926, che mette veramente a contrasto queste due dimensioni del dentro e del fuori. Su Proust non mi soffermo, faccio soltanto riferimento appunto alla sua famosa camera foderata di sughero, vero carapace per difendersi dall'aggressione sonora, alla quale credo che oggi lo scrittore francese non potrebbe sopravvivere. E non sapevo, l'ho letto nel corso di questa rapida ricerca, che la stanza è insonorizzata e ora visitabile al Museo Carnavalet di Parigi. Il punto 5 riguarda, ma l'ha già accennato, mi sembra, Laura Fortini, una stanza tutta per sé di Virginia Woolf, a cui stranamente si rifà in una... non si rifà, che stranamente anticipa in maniera quasi letterale in una sua lettera Mallarmé. Ecco, vorrei soltanto insistere, tema veramente cruciale, sulla questione quasi di economia politica su cui insiste la Woolf. La donna non ha mai avuto una stanza tutta per sé perché non aveva il denaro per acquistarla. Cito: la libertà intellettuale dipende da cose materiali, la poesia dipende dalla libertà intellettuale e le donne sono sempre state povere. Le donne, pertanto, non hanno avuto la più piccola opportunità di scrivere poesia. Perciò ho insistito tanto sul denaro e sulla stanza propria per poter pensare senza l'aiuto di nessuno. Punto cruciale. Qui passo al sesto nome, Joël Busquet. Voglio soltanto dirvi che all'età di 21 anni, ferito nella battaglia di Vailly, perse l'uso della colonna vertebrale e proseguì la sua vita isolato in una stanza, con contatti peraltro
fittissimi, con tutta la letteratura francese, pittori, poeti, Éluard, Ernst, Jean Paulin, e soprattutto un epistolario molto ricco con Simone Weil, curato insieme a molti altri testi da Adriano Marchetti. Ecco, Joël Busquet è una persona poco nota, vi segnalo solo, non la posso leggere, una bella poesia che si concentra sullo spazio chiuso, Connaissance du soir, conoscenza della sera. Avevo anche il cronometro, ma naturalmente è partito, quindi chiedo l'avviso ai meno tre. Quanti mancano? Quanto? Due. Due. Allora, Carpi e Malerba, I cani di Gerusalemme, la storia di un aristocratico, da cui poi è stato tratto un film, che sceglie di fare il giro del castello tante volte quante sono necessarie per compiere la stessa lunghezza del viaggio a Gerusalemme. I cani di Gerusalemme sono quelli che abbaiano quando la meta è raggiunta. Arrivo alla seconda parte del mio titolo, alla leggenda della gabbia di vetro, e qui ringrazio la bellissima apertura su Donnarumma, l'assalto di Ottieri di Alessandra Diazzi, perché si tratta della storia di una leggenda che però ha un fondamento vero. Merle, un editore, propose a Simenon, il quale era oltre che adorato, celebre per la sua prolificità, di scrivere un romanzo in una gabbia di vetro davanti al pubblico per 50.000 franchi. Simenon aveva quasi accettato, poi all'ultimo si tira indietro. E concludo però con una strana mostra di 7-8 anni fa a Roma, a Via dei Prefetti, che nasce dal film di Samuel Beckett, tutto giocato sul cosiddetto angolo di immunità. Racconto la mostra e concludo. Jonas Dahlberg, magazzino d'arte moderna, Safe Zone numero 1. Ispirandosi ai temi del controllo e della sorveglianza e del monitoraggio urbano, questo artista, trasferitosi a Malmo nel 95, scopre che il suo dirimpettaio colleziona armi e anzi ha un vero e proprio arsenale. Concludo come avevo iniziato. Allora inizia a fotografare di nascosto le sue stanze e a casa propria svuota tutti gli ambienti in modo da potersi nascondere in una zona sicura, fuori dalla portata dello sguardo nemico. La storia si conclude in modo enigmatico. Hai pigiato qualcosa? Non ti sentiamo in queste ultime frasi. Non ti sentiamo bene. Hai pigiato... Dalla finale, ecco, enigmatico. Ecco, allora, sì. Dicevo, l'installazione è il disegno della casa di Dahlberg ridotta a zona sicura. Ma tornando da un viaggio, l'artista scopre che il suo dirimpettaio bellicoso ha traslocato. Domanda, fuggendo forse dal suo sguardo tenace, lo sguardo dell'artista, minaccioso e intrusivo, quanto quello che passa nel mirino di un'arma da tiro. Grazie. Grazie a te, Valerio. È stato un fuoco di artificio di punti, anche se erano solo 9, molte suggestioni. Io direi di partire con la domanda, se siete d'accordo. C'è una domanda di Fabio Vasari che prego di leggere, a lui di leggere. Fabio, ecco per Valerio. Fabio? Sì, ci sono, eccomi, mi sto... Era soltanto una curiosità per Valerio Camarotto per quanto riguarda il riferimento a Starobinsky che non, anche Valerio Magrelli ha,
ha nominato e che ho perso. Ero molto interessato a questo collegamento, se possibile. E dato che ho elaborato una breve domanda anche per Valerio Magrelli, forse posso... Sì, certo. Guadagniamo sì. tempo. Sì. Saluto Valerio Magrelli, lo ringrazio della sua presentazione e volevo semplicemente aggiungere per quanto riguarda le stanze di donne, le femminili, alla stanza così importante, un riferimento alla stanza di Emily Dickinson, forse, che si può considerare nella sua prospettiva. Grazie, mi fermo. Gianvito Di Stefano per Valerio Camerotto. Sì, ci sono. Grazie Valerio. Dicevo nella mia domanda, ciao. Molto interessante naturalmente il rapporto che stabilisci tra mutazione e reclusione. Che da un lato, diciamo, dico molto interessante, questo non l'ho scritto, provo a dirlo in un istante, perché da un lato, vabbè, naturalmente è inoppugnabile, no? Cioè, proprio lì è scritto nello Zibaldone, è molto chiaro, c'è mille riferimenti, come che giustamente, insomma, anche se rapidamente hai accennato, però al tempo stesso, in qualche modo, la mutazione antropologica della modernità ha a che fare col mondo, e con l'impatto del mondo sull'individuo. Questa è un po' le cose che ho scritto nella prima frase della domanda. E quindi, vabbè, comunque, per farla così, per ridurre un po' tutto questo, una cosa un po' più rapida, mi chiedevo come si inserisce, se si inserisce in questo rapporto che stabilisci tra mutazione totale e reclusione, l'episodio del tentativo di fuga che... è accaduto proprio in fuga il luglio 20 per l'appunto sulla mutazione totale dello Zibaldone. Grazie. Marina Guglielmi per Alessandra Diazzi. Sì, mi chiedevo in che modo interviene in Ottieri nello spazio chiuso della casa di cura e accanto lo spazio chiuso della psiche, che è sottolineato così chiaramente, anche lo spazio del setting, che è uno spazio di cui non abbiamo mai parlato in questi due incontri con lo psichiatra o con lo psicanalista che lo ha in cura. Grazie. Scusate, raccogliamo tutte le domande, anche io ne ho una per te. Facciamo. Allora, Massimo Stella per Valerio Magrelli. Massimo. Attivo. Il microfono, leggo il mio appunto, così sarà sì. brevissimo. Sì. Isolarsi o trovarsi isolati per intrattenersi con la morte, Montaigne sino a Proust. Non è l'interstizio della massima libertà, o meglio, della vera liberazione? Poi non so se si tratti o no di assecondare la pulsione di morte. Grazie. Ho io una domanda per Alessandra Diazzi, che ringrazio per aver insomma, parlato di questo romanzo di Ottieri e soprattutto per il modo in cui di averci ricordato per il modo in cui lui rappresenta la fabbrica. È stato penso che sia una cosa anche molto importante oggi ricordare che la fabbrica, il Nord, è stato per molti appunto un luogo di liberazione, no? Perché lo spazio chiuso, lo spazio di reclusione era quello della loro origine. Un po' oggi è importante perché si ripetono fenomeni in scala diversa del genere. E mi pare un romanzo attualissimo, grazie di averlo segnalato. Non era una domanda, ma era un ringraziamento, Alessandro. Allora, penso che tocchi a te proprio cominciare, Alessandro. Ok, sì, per la domanda di Marina,
È una domanda molto interessante, in generale quella sul setting, che naturalmente è uno spazio chiuso che ha determinate, tra l'altro, caratteristiche che deve rispettare secondo la psicanalisi per far sì che si attui quel rapporto analitico che dovrebbe portare al funzionamento della cura. E tra l'altro è molto interessante anche di questi tempi, in cui molti psicoanalisti si sono trovati a dover portare avanti le loro analisi con una sorta di setting diffuso via Skype o nelle modalità che stiamo usando anche per questa conferenza. Per Ottieri, ci sono molti riferimenti ai suoi medici nei testi, direi, perché non sono romanzi, come il campo di concentrazione, in cui lui si trova in un ospedale o comunque in una casa di cura, però in questi casi non viene praticamente mai menzionato un rapporto a due all'interno del setting, quindi il terapeuta o comunque l'analista viene menzionato come medico quasi che passa in una supposta corsia, ma non c'è poco sul rapporto all'interno del setting, quindi di uno spazio condiviso tra paziente e terapeuta. Ci sono invece più riferimenti a questo tipo di rapporto in quello che definirei un saggio romanzo, che è l'Irrealtà quotidiana, che è un testo strano, in cui ci sono delle parti che sono saggistiche e delle parti che invece raccontano l'esperienza di cura analitica di un paziente, che in questo caso non è Ottieri formalmente, e in questo caso lo spazio del setting ha una importanza fondamentale, perché la cura psicoanalitica viene raccontata quasi con termini meccanicistici, quindi l'analista è visto veramente come un meccanico che mette mano alla psiche come fosse una macchina, quindi una visione molto incarnata in realtà del freudismo, perché in quel caso si parla di analisi freudiana, e il setting è fondamentale, nel senso che proprio per questa visione così quasi meccanica della cura della psicoanalisi, l'impostazione, la posizione dell'analista alle spalle del paziente e proprio l'esistenza di uno spazio condiviso fanno sì che si avvii proprio a livello quasi tecnico quel rapporto tra analista e paziente che deve esistere per, non dico per portare a una guarigione, perché in psicoanalisi non parlerei assolutamente di guarigione, ma per poter far sì che esista, diciamo così, l'analisi. Quindi questi sono dei riferimenti al setting che troviamo nella realtà quotidiana, meno nei contesti di ospedalizzazione, in cui il medico è a metà tra un medico internista e un psichiatra e l'analista. Per quanto riguarda Donnarumma all'assalto, è un romanzo di fabbrica interessantissimo, proprio per, appunto, sia per quello che ho detto sulla rappresentazione della fabbrica come luogo di liberazione, ma anche per la problematizzazione di questa visione, che è una problematizzazione diversa dal romanzo di fabbrica classico, oppure da un film come può essere La classe operaia va in paradiso, in cui la fabbrica è un'istituzione totale senza mezzi termini. Ma in Ottieri questo tipo di oppressione che la fabbrica può provocare sul soggetto è molto più sfumato, anche molto più ambiguo, più soft, nel senso che è vero che è una fabbrica che libera, ma proprio perché è una fabbrica che libera, una fabbrica bella esteticamente, come era quella di Luigi, disegnata da Cosenza per Pozzuoli, è una fabbrica che crea un altro tipo di dipendenza, cioè quello che potremmo definire una mamma fabbrica, una fabbrica che è vero che da una parte dà liberazione, dall'altra però impedisce anche la rivoluzione, nel senso che l'operaio si sente in qualche modo protetto all'interno di quel contesto con determinati tipi di benefit, per cui diciamo che in qualche modo inibisce la formazione e l'assunzione di una coscienza di classe. Quindi diciamo che c'è anche l'altro lato della medaglia rispetto a quello della fabbrica di bene, come Olivetti la definiva. Va bene, grazie Alessandra. Valerio Cammarotto. Sì, Valerio.
Allora sì, confermo che ho fatto un rapidissimo cenno a Starobinsky, a un saggio che in traduzione italiana si intitola L'ordine del giorno, che è pubblicato per il Melangolo, e dove appunto soprattutto mi interessava il punto in cui si mette in connessione la vita metodica del monaco, diciamo, con l'attitudine allo studio. Quindi l'organizzazione del tempo finalizzato appunto alla riflessione e alla scrittura, eccetera. E invece, dunque, per quanto riguarda la domanda di Gianvito, sì, ovviamente purtroppo il tempo non mi ha consentito di sfumare e problematizzare più di quanto non meritava, diciamo, la questione. E, intanto perché, diciamo così, che i passi dello Zibaldone, non pochi fra l'altro ai quali ho fatto riferimento, spesso contemplano sia il pre che il post mutazione, diciamo, cioè li tengono insieme, quindi non è mai una cosa troppo cristallizzata e fissa. E, quindi questo sicuramente complica un po' la faccenda ulteriormente, ma sicuramente un passo che ho saltato nella lettura, diciamo, nello sguardo ai miei appunti, avevo indicato, certo, il 1819 l'anno della fuga, e quando scrive l'appunto zibaldoniano sulla mutazione totale, dice che esattamente un anno prima appunto si è consumata in lui questa crisi profondissima, e su questo io penso che, diciamo, credo che ha scritto cose, diciamo, chiarissime, importanti, Franco Dintino, che non so se adesso può partecipare, presente, insomma, ci ascolta, e penso soprattutto al suo saggio sul, appunto, il monaco indiavolato, cioè la tentazione, diciamo, della fuoriuscita dalle mura domestiche, il richiamo del mondo. Il punto è che, sì, è vero, diciamo, l'incontro con il mondo, che per Leopardi è anche il luogo diabolico, diciamo, del male, diciamo così, e lo dice lui stesso nello Zibaldone, no? Dove ricorda che Cristo è stato il primo a definire il mondo come il luogo, il nemico della virtù e del bene, insomma. Ecco, sicuramente l'incontro con il mondo non ha fatto altro che, diciamo, se vogliamo, accelerare la mutazione e aggravarla, mettiamola così, ma la spinta alla fuoriuscita è d'altro canto già un sintomo di una mutazione, se non completamente avvenuta, già in corso, insomma, perché implica appunto già un forte processo di autoconsiderazione, di autoriflessione, insomma. Non so se sono riuscito in questo modo a approfondire un po' di più la questione, Gianvito. Sì. Va bene? Allora passo la parola a Valerio Magrelli, per le quali ci sono due, per le due domande. Volevo chiedere io a Valerio se mi ricorda il nome dell'artista dell'ultima mostra che hai citato, perché sì, certo. Insomma, volevo segnare. Sì. Jonas, sì. Dalberg, come Domodossola, okay. E la H dopo la A. Sì. Grazie, sì, rispondo rapidamente alle domande e aggiungo una piccola osservazione a mia volta. Quanto a quello che mi chiedeva Fabio Vasarri, è giustissimo, e direi che è quasi paradigmatica la poesia e la riflessione di Emily Dickinson. Io vivo nella possibilità, nel frattempo sono andato a ritrovarla in rete, Una casa più bella della prosa. E direi a questo punto, un termine che non è emerso oggi, io purtroppo il 22 avevo un'altra riunione, non ho potuto assistere, ma dovremmo parlare, soprattutto a proposito di finestre e di balconi, qui torno al mio Mallarmé, alla questione della soglia, perché la casa come luogo che istituisce una soglia in Emily Dickinson è ovviamente centrale. Rapidissimamente rispondo a Massimo Stella, toccante la sua osservazione, voglio integrarla sul rapporto tra libertà, pulsione di morte con due brevissime citazioni che trovo nel libro di Bromberg, per me è una piccola Bibbia. La prima è di Villiers de l'Isle-Adam,
che diceva la reclusione libera dalla galera del mondo, quindi questa perfetta inversione che in qualche modo viene articolata in maniera ovviamente ben più densa da Simone Weil nell'Ombra e la Grazia. Ogni separazione è un legame, per quello che può servire, diciamo, nella nostra comunicazione così puntinata e punteggiata, quantigliste, diciamo, suggerirei un rilancio. E chiudo con un'osservazione a proposito del setting analitico, anche questo è interessantissimo. Lessi tanti anni fa, non ricordo il titolo, un libro di Pontalis che suggeriva l'accostamento tra lo spazio dell'analisi e lo scompartimento ferroviario, cosa che mi fa pensare immediatamente a certi film di Buñuel che vedono in quella specie di cellula topologica la nascita del racconto, direi anzi la possibilità, la condizione di possibilità del racconto, della confessione tra viaggiatori. E concludo notando come lo scompartimento è scomparso, il caso di dire, nella stessa maniera in cui il carcere ha subito, scrive Bromberg, una profonda mutazione. E qui si parla addirittura di, è duro da accettare, di sconsacrazione del carcere, nel senso che all'irismo carcerario, che in qualche modo noi dobbiamo pensarlo, anche se facciamo fatica a farlo, doveva essere possibile, almeno nell'immaginario di allora, si è passato ad un carcere moderno, ad una dimensione che ha perso l'anterieur, diciamo, beniaminiano, l'immagine claustrale delle origini, in cambio del lager. Ecco, due trasformazioni che hanno caratterizzato i nostri tempi. Grazie. Grazie a te. Beh, grazie veramente a tutti quanti. Dico solo due cose. Una, che sarebbe bello, troveremo il modo con Francesco, ma anche con chi vorrà mandare suggerimenti, di recuperare, raccogliere tutte queste suggestioni in qualche modo, anche solamente le indicazioni bibliografiche, le mostre, gli artisti, insomma, in qualche modo. E rispetto al secondo tema che citava Valerio Magrelli, all'immagine della torre con i libri, pensavo alla scena assolutamente forte e suggestiva in Fahrenheit 451, nell'adattamento di Truffaut, della donna che è scoperta nella casa biblioteca, si fa bruciare appunto e rimane dentro e non esce, quindi veramente... Abbiamo tantissimo materiale. Grazie infinite a tutti quanti. Lascio la parola a Francesco. Solo per ringraziarvi ancora, e sì, ci sono un sacco di torri, prigioni, manicomi dove gli scrittori hanno scritto, alcuni in santa pace, molti in santa pace e molti molto bene. Ce ne sono tantissimi, oggi ne ho conosciuto altri. Vi ringrazio tutti e vi do appuntamento alla nostra prossima puntata, che è venerdì prossimo alla stessa ora, su questo stesso schermo, come si diceva una volta. Arrivederci e grazie a tutti.